Mi chiamo Giorgio Di Cembrini, ho vissuto qui, in questa zona, tutta la vita. È cambiata in modo totale. Zona è una zona storicamente di carattere popolare. Con l'evento, parliamo del 90, di Craxi, che ha fatto l'assalto il centro per la scala, cioè è stata svuotata l'assalto, sono arrivati edifici. Non c'era niente, un'ininterrotta sequela di cortili in cui c'erano o piccole fabbrichette abbandonate o laboratori di artigiani. E quando io ero qui all'inizio dell'87, alla sera andare a casa avevo paura. Alla fine degli anni 90 iniziava l'avventura degli eventi. Ricordo il primo evento che abbiamo avuto è stata una sfilata di Vivian Westwood. Sicuramente il fatto di destinare questa zona al comparto della moda in qualche modo ha modificato un po' quasi tutto, dalla compagine, diciamo, dei piccoli negozi che pian piano sono scomparsi sostanzialmente quasi tutti per lasciare spazio a delle realtà più connesse al mondo della moda o al mondo del design. Hanno riabilitato la zona usando il vecchio. Hanno tutti fatto questa operazione di conservazione. E qui poi si sono inventati da 5-6 anni fa fuori salone e da lì insomma, si è rivalutata tantissimo e tutte le case di moda, una delle più importanti, sono venute via Tortona. Settimana di design ovviamente come negozi guadagno quasi per un anno, cambia totalmente. C'è quindi questa meravigliosa altalena dove ci si riempie di straordinari visitatori per 6 volte all'anno per poi cadere in silenzi che durano mesi. Se ci tolgono questa fanno morire tutta via, cioè la zona Tortona muore completamente. Troppo traffico, troppe macchine in giro. E non c'erano macchine. La via Bergoglione era il nostro campo di calcio. E la macchina è impossibile, è privo proprio di parcheggi. Sabato e domenica qui è tutto chiuso, si fa fatica a arrivare con i mezzi pubblici, c'è la metropolitana, però è un po' l'unico mezzo pubblico che c'è. Una cosa che amo molto è che ha mantenuto la dimensione del quartiere. Via Tortona, nei cortili così, siamo ancora un piccolo paese. La zona Tortona ha tutta una sua vita di piccoli parchi, di zone verdi, di angoli, di esercizi commerciali, di scorci, di edifici, di panchine, di oggetti, di cose che sono molto più legate alla vita del quotidiano. Ha anche una sua percezione estetica, zona Tortona. Un'idea geniale che è quella di decidere di togliere l'ultima stazione dei treni che è rimasta qui di fianco, spacciandola per un miglioramento della qualità di vita per tutte le persone che stanno qui. La ferrovia è il limite, da un lato ha prodotto segregazione ma dall'altro lato probabilmente è uno strumento che ha aiutato allo sviluppo dell'identità. Tutto qui è nato intorno all'esistenza della stazione. Un'area creativa. Amata dagli stranieri. Vecchio Milano. Zona ex industriale. A misura d'uomo. Può essere a scala umana. È un imbuto di cristallo. L'imbuto è una caratteristica della zona, proprio anche dal punto di vista della viabilità, della camminabilità. Di cristallo perché ha delle caratteristiche estetiche fini, di elaborazione,
l'aspetto estetico è davanti a tutto quanto. Questo fa di un quartiere una zona un po' poco brillante, insomma, anche dal punto di vista culturale. Cose di questo tipo. Se non la ciucca, la messa ciucca. E lo stemmino. Con poco ci si divertiva. Avevamo niente. Le speciali di piccoli angoli, di cortili, di alcuni esercizi commerciali.